E Sanremo però è anche glamour, è anche look, sono queste esibizioni bellissime con dei look che hanno fatto molto parlare. E allora in collegamento con noi ci dovrebbe essere Enzo Miccio e vediamo però qualche look di ieri sera e con lui capiremo quelli che sono stati top, flop oppure ce lo dirà lui. Tanto vediamo il filmato. Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold tu ne fumavi la metà. Mi passerò, ricorderò i gilene ripieni di zucchero. Cambio il numero 5 cellulari nella tuta gold. Baby, non ricamerò. Dov'è la fiducia diventata rida? È come l'aria del Sahara. Mi raccontavi storie di gente senza dire mai il nome, 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 come l'amico tuo in prigione. Ma stare nel quartiere serve fottuta personalità. Se partirai, dimmi tua madre chi la consolerà. Sinceramente quando piango anche se a volte mi nascondo. Se ne va. Com'è? Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? Oh! Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, vedrai non finirà. Allora Enzo, partimi subito con i tre top. Chi sono stati per te? Buon pomeriggio cara Caterina. Allora, qua siamo in diretta come ogni giorno davanti al casinò. Vorrei partire a bomba perché il tempo è tiranno e parlarvi dei ricchi e poveri. Vi ricordate Stringimi forte e stammi più vicino? Allora, loro sono arrivati avvolti da questo meraviglioso fiocco in duchesse rosso. Hanno commesso un solo errore, li hanno scartati prima del tempo, dovevano tenerli così uniti almeno fino a Pasqua. Allora, abbiamo aspettato le due e mezzo. Sono intoccabili, sono un pezzo di storia. Mia nonna diceva, quando sapeva che cominciava Sanremo, mi chiedeva: ma ci sono i ricchi e poveri quest'anno? Ovviamente, sono una parte del nostro patrimonio artistico, intoccabili. Allora, abbiamo atteso le due circa questa notte perché volevo ascoltare il tre, ok? E io tre cose vorrei dire a sto ragazzo. Non ci siamo! No! Ma come ti sei vestito? Avevi un abito che sembrava una vaschetta di gelato variegato alla stracciatella. Non si capiva niente. Allora, no, il mio voto è tre. No, dai, dai! Sì. Ma non è finita qui. Ecco. No, aspetta, ma prima i flop, poi magari miglioriamo. A un certo punto è arrivato Gali. Fermati! Poi un pennellone, un fiorfior di ragazzo. Fermati, Enzo! Costo fisico. Fermati, Enzo! Che è successo? Perché in diretta abbiamo Gali con l'ippopotamo Rick. Gali, vieni! Eccolo! Buon pomeriggio, Gali! Ciao, Gali! Con l'alieno! Ricciolino, dai un alieno! Si chiama Ricciolino, non è un ippopotamo. Non è un ippopotamo. Ricciolino non è un ippopotamo. È Rick o Rich? È Rich, Rich. È Ricciolino, è Ricciolino. Con tutto il nome lungo. Ricciolino, sì, non è un ippopotamo. Ragazzi, non è un ippopotamo. Come è andata? Come va? Tutto bene? Tutto bene? Sì, bene, vogliamo vedere la performance. Benissimo, benissimo, grazie. Benissimo.
Rivediamo la tua esibizione se ce l'abbiamo. Qui da queste parti, quanto resti e quando parti, ci sarà tempo del per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi, siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano, siti non ne posso parlare, ai miei figli cosa dirò, benvenuti nel Truman Show, non mi chiedere come sto, vorrei andare via però la strada non porta a casa. A te Rosanna, è tutto tuo Gali, che abbiamo problemi di ritorno. Tra l'altro mi diceva Gali che non si era ancora rivisto. No, non mi sono ancora rivisto, vabbè, sapete come funziona, sono uscito, ho ricominciato a fare mille cose, dovevo dormire, non sono riuscito a dormire, stamattina mi sono svegliato e sono partito subito a fare mille interviste con il nostro Ricciolino. Io so che devi scappare, quindi vi salutiamo e grazie per essere stati qui alla volta buona, ciao Ricciolino. Grazie. Ciao Ricciolino, ciao Gali! Ciao a tutti, grazie! È andato via non con l'ippopotamo ma con l'alieno, e sia chiaro a tutti, ho capito, ma dimmi Guillermo Maiocco. Io questa cosa non l'ho capita. Tu non l'hai capita perché non era, l'animale non era nell'esibizione, era qui. No, l'animale non era sul palco ma era lì nel parterre che guardava e ogni tanto lo inquadravano. Vedi che stavi con De Gregori e non hai visto? Rimandato Ezio Miccio. Sì, ma cosa voleva dire questo? A proposito dei flop, eravamo rimasti lì? Allora, no, Gali è un Marcantonio, un pezzo di giovanotto, ma gli hanno appeso addosso questo pigiama un po' così, poco grintoso, insomma, ecco, mi sarebbe piaciuto qualcosa di diverso. Insomma, voglio parlarti anche però di Angelina Mango. Lei è una ragazza verace, che mi piace molto e che ha portato anche una bella canzone che ha fatto ballare un po' tutti quanti noi. Ieri sera, a mio avviso, era un po' troppo farcita, ok? Tutti questi charms nei capelli, le ondine perfette, sul manicure aveva una galleria d'arte e questo abito che era un insieme di cose, no? Del tulle ricamato, questi disegni tribali, Enzo, che secondo me poco c'entravano, Enzo, col testo. Qui c'è una rivolta. Musicalità. Aspetta Caterina, c'è aspetta una rivolta un minuto. Però sul flop cosa? Di Angelina. Che rivolta c'è? C'è una rivolta, no, ragazzo, sul flop di Angelina. Quando Miccio parla e mi dovete far spiegare. E ascoltate, ragazzi, prima di attaccare Enzo. Bravo Enzo, concludi su Angelina perché qui non sono d'accordo. Ecco, ecco. Quindi, e non sono d'accordo. Allora, ci sono delle cose che sono oggettivamente. Allora, lei è sicuramente molto bella, ma c'era troppa roba. La parola d'ordine è sfoltire, snellire, alleggerire, troppa roba. E poi questo disegno tribale dell'abito, sì, era un po' dissonante con la melodia della sua canzone, è chiaro. Se abbiamo detto che l'abito ti deve anche aiutare a pilotare un messaggio, lì mi hai portato fuori pista, tesoro. Allora, ecco. Katia Ricciarelli. Katia, a te è piaciuta Angelina Mango? Sì, sì, sì. A te è piaciuta? Il look ti piaceva? No, mi è piaciuto il look, un pochino meno i movimenti. Meno i movimenti? Quelli che faceva un po' così. Perché? Perché non mi sembravano naturali, ecco. Ah, va bene, invece Guillermo per quanto non riguarda il look a te è piaciuto? Naturali, A me tutto quello sbattimento, tutto sommato. È lo sbattimento ti piaceva? Cioè, quella che si è sbattuta di più. E con una cumbia, con tutta la canzone, eccetera, l'abito dietro. Bellissima, cioè, ragazza. Sinceramente è una che sta per andare al podio e l'amano tutti, per cui adatta al suo ruolo. E poi l'abito è un richiamo alla cumbia, e c'è proprio quindi a questo ballo indigeno colombiano che viene riportato sull'abito appositamente della ricchezza, floridezza, passione e sensualità. Ecco perché l'abito è così. Uè. Scusate però, sì, allora, ma non era Enzo molto Miccio è brutto, non è piaciuto, non ci sono, cioè, oggettivamente è brutto, non mi è piaciuto e non ci sono santi per farmi cambiare idea. Nessuno, no. A noi ci è piaciuto a tutti. Enzo, scusami, qui mi dicono di stringere ma io non posso stringere, allora ti però, lascio il cara microfono. Cara Caterina, ti posso dire? Dimmi. Parliamo. Ti posso dire, Magnolia, che c'è stato qualcosa che mi è piaciuto moltissimo.
Vai. Volevo parlarti invece di Emma, ma l'avete vista ieri sera? Ha tirato fuori due gambe chilometriche, bellissima. Un tubino nero con questo bustier a cuore, le maniche froissé in taffetà, molto bella, e le sue pointito, queste scarpe a punta che l'hanno slanciato un sacco. Per me era un bel lotto pieno. Aspetta Enzo, perché qui quando tu hai parlato delle gambe chilometriche, Guglielmo Mariotto ha detto che non sono chilometriche. No, no, non ho detto niente, no, cioè, chilometriche, parolone, no. Quelle della Bertè, quelle della Bertè che sono patrimonio dell'UNESCO, ma quelle di Emma no. Dovete capire bene. Enzo, no, è bellissimo. Enzo, sono terribili, tu dovevi stare qui, così ti aiutavo. Le gambette. Caterina, la sottigliezza era proprio quello, che nonostante le gambe dell'Emma non sono lunghissime, la mise era talmente azzeccata che le ha fatte sembrare chilometriche. Dovete capire l'italiano, ragazzi. Aspetta che c'è la signora Mirella, signora Mirella. Io me la prendo con te, perché la mise è una cosa importante. E te puoi portare tutto, però con una mise brutta uno dice la mise è brutta. Ce l'ha con me perché alla signora Mirella non piace come mi vesto, capito Enzo? Ah, cioè abbiamo anche questo problema. No, non è che non mi non piace. Non ho capito Caterina. Tu hai la fortuna di essere bella. Mia suocera, sottolinea. La fortuna di essere bella. E non sempre, infatti, i vestiti sono tutto, donati. Non è vero, anche la bella deve azzeccarci. Anche la bella deve azzeccarsi. È proprio la suocera, è la suocera. Ci sta. Ma com'è possibile, Caterina? Senti, tu sei sempre così elegante. Noi poveracci, facciamo i miracoli. Guarda che duro lavoro essere nuora. L'ultimo top per te, Enzo. Peggio quello della suocera. Allora, io volevo parlarvi di un'altra donna che secondo me è davvero una donna elegante indipendentemente da quel palcoscenico, e che è Alessandra Moroso. È una donna con un'attitudine importante, la prima volta in gara su quel palco, e non ha sbagliato davvero un colpo. Un abito a tubo che metteva in evidenza i suoi addominali più allenati dei miei, con un cut-out sottoseno, meravigliosa. L'unico consiglio che volevo dare ad Alessandra, ma glielo do in modo affettuoso perché è una mia amica, attenzione col make-up, secondo me un filo meno in televisione. E per finire, poi vi saluto ragazzi perché qua fuori fa freddo, Clara. Che caldo. Era molto bella, un bel viso. Proprio. Allora, Clara ha aperto questo festival. Ha aperto questo festival sotto una bellissima stella. Ha indossato un abito vintage di una famosa maison del 2011. Quindi questo significa saper scegliere bene un abito. Un abito senza tempo, non legato ai trend, alle mode. Un abito attualissimo. Per me 8, Clara, 8. 8, Clara. Le stava stretto. Allora, dice Guglielmo che le stava stretto. Ai fianchi, ahimè. Le stava stretto? È un abito di collezione, non si possono ritoccare. Le stava stretto, dai. Ma lo stilista, lo stilista. Lo so. Del Privé di Armani. Lo so, ma gli stava stretto, cavolo. È la verità, insomma. La verità. Scusate, ma io vorrei chiudere, ma nessuno mi commenta la mise di Annalisa. Oh, finalmente! Cioè, scusate, allora, Rossella, tu cosa hai notato in quella mise? Allora, siccome è poco delicato, però io una domanda me la sono fatta. No, è il fatto che una non ha fatto la scala ed è entrata dal laterale. Perché? Forse perché indossava una bella giacca ampia che nasconde un dolce segreto? Nella mise di Annalisa non c'erano segreti. No, Enzo, forse non mi hai capito. Nel senso che era tanto abbondante questa giacca da coprire un po' le forme. No, va di moda questa cosa. Non mi state capendo. Allora, i social cosa dicono? Certo che abbiamo capito. I social si dividono. Diciamo che la povera Annalisa sono... Il mio malgrado col Mariotto, perché era una giacca over, quindi... È d'accordo con te.
Sì, allora io faccio un augurio ad Annalisa di diventare presto sotto mamma. Giacca, ecco una qua. Culotte e un reggiseno. Così basta. Sono più chiara. Sì, diciamo che i social della gallina si dividono. Allora, chiudiamo con i social, grazie. C'è chi fa il tifo per questa gravidanza, ma c'è pure chi dice che la povera Annalisa sono 2 anni che è incinta. Cioè, ogni volta la danno per incinta e deve smentire, poverina. Io la immagino che lei si beve un bicchiere di birra e ha il terrore di gonfiarsi perché sennò dicono che è incinta però subito. Però è soltanto una cosa, è una, diciamo, la volontà di vederla felice. Vabbè, forse sarà la volta buona, ecco. Chi lo sa. Però scusate, basta con darla per incinta sempre ogni 6 minuti. Ma perché per forza deve diventare, esatto, mamma? Magari a lei non va, brava, per carità, magari non le va. Succedere. E quindi ma glielo, sì, posso curare? Io glielo posso curare? Io glielo vorrei curare. Vabbè, comunque c'è chi prevede un dolce segreto, chi invece dice una giacca over, chi dice appunto, ognuno parla sulle varie mise. È un po' Valentina di Crepax come penso look. Che saranno... È un po' di Valentina i di Crepax. I social difendono Annalisa. Penso che saranno problemi suoi, no? Brava. No, no, e con questo ci vediamo tra 60 secondi. Perché se ci sono delle mise che non tramontano mai, ci sono delle canzoni che non tramontano mai. 60 secondi, professor Brock.